A Motta Sant'Anastasi è stata presentata la candidatura al Consiglio Comunale per le prossime elezioni del 2024 di Giorgio Guglielmino, imprenditore e manager, componente del movimento Andiamo Avanti, che ha organizzato un incontro a cui hanno assistito oltre 200 persone all'Hotel Valle degli Ulivi. Il gruppo politico in questione appoggia la candidatura a sindaco di Daniele Capuana, non ancora confermata dal diretto interessato. Per l'occasione Guglielmino ha annunciato quali sono le proprie idee per il territorio mottese e le ragioni che l'hanno spinto a scendere in campo. Inizia un nuovo tassello del progetto Andiamo Avanti. Anche su Motta portiamo la nostra esperienza, perché comunque io sono un manager da circa 15 anni nel mondo dell'elettronica. Siamo convinti che quello che è stato fatto nei comuni di Belpasso, ma anche negli altri comuni di Paternò e nella zona limitrofa, possa essere fatto a Motta. Motta è un comune che ha tantissime possibilità, tantissime sbocchi sia con gli americani sia nella zona industriale. Secondo noi, sia Andiamo Avanti, ma sia tutto il gruppo che sta appoggiando il nostro ideale candidato sindaco per il comune, che è Daniele Capuana, stiamo costruendo una squadra che l'anno prossimo e nel giro di in questi 11 mesi dovrà dire la sua sul territorio e convincere i mottesi con i fatti, perché comunque da 10 anni che fatti vediamo parole, però la nostra politica sarà una politica di fatti. Non parleremo degli altri, ma saranno i fatti che dovranno parlare di noi stessi. Venendo dal mondo, essendo un manager, sicuramente la parte del commercio è il mio pane quotidiano, però comunque ci sono tutta una serie di punti che abbiamo già toccato con Daniele e metteremo nel nostro programma elettorale, quindi sia dalla rivedere il discorso dell'acquedotto, perché è impossibile che oggi nel 2023 un paese resta senza acqua, dal decoro urbano, da tantissimi altri aspetti che questo paese ha bisogno, da rilanciare la zona industriale che non esiste, uno sport che non esiste su questo paese, degli spazi anche per i bambini, le scuole, c'è tanto da fare, ecco, è inutile dirlo oggi a un anno di anticipo, ci stiamo muovendo, tanti dicono perché siete partiti un anno prima, siamo partiti un anno prima perché per fare un lavoro, un determinato tipo di lavoro ci vuole tempo, bisogna costruirlo e arrivare già a maggio con le idee pronte. Perché se partiamo a maggio dell'anno prossimo ci vorrà un anno di mandato, in caso di vittoria, che è quello che ci auguriamo, per poi mettere in pratica le idee. Quindi partire un anno prima e costruire le basi per un progetto che già a maggio deve partire. Stiamo facendo bene, senza alcuna presunzione, vogliamo aggregare, vogliamo crescere, vogliamo dire la nostra. Di come movimento, dico, con Daniele Capuana, vediamo la persona giusta, completa, preparata e che può rappresentare questo progetto. Noi vogliamo guardare oltre, vogliamo guardare al centrodestra, vogliamo guardare alle associazioni, vogliamo guardare a coloro i quali vogliono aggregare. Quindi chiunque voglia offrire una proposta utile per il paese, in questo caso siamo a Motta, noi vogliamo discutere, aggregare e collaborare, perché davanti mettiamo i problemi dei cittadini, davanti dobbiamo portare le soluzioni per le cose da fare. Noi non dobbiamo raccontare chi siamo, dobbiamo solo dire cosa vogliamo fare, come vogliamo amministrare e come intendiamo portare avanti i progetti comuni. Tantissimo entusiasmo da parte non soltanto dei relatori, ma anche del pubblico che hanno avuto la possibilità di poter intervenire. Ringrazio Andiamo Avanti, Giorgio Guglielmino e tutta la componente che sta dando un grosso contributo affinché si possa realizzare questo sogno di cambio di rotta per Motta Sant'Anastasia. Io ancora non ho sciolto la riserva perché stiamo vedendo di recuperare quelle che sono tutte le energie possibili per un cambio veramente di passo rispetto a Motta Sant'Anastasia. Tantissime cose si possono fare, tante cose spero che l'amministrazione abbia fatto. Ad esempio, c'era la possibilità entro il 19 luglio di recuperare dei fondi nazionali a fondo perduto per la gestione degli impianti sportivi da parte delle SD, quindi delle società sportive private, o Sport e Periferie, che ha messo a disposizione 75 milioni di euro per i comuni al di sotto dei 100.000 abitanti, e entro il 1° settembre bisognerà presentare un progetto. Ecco, speriamo che l'amministrazione dia la possibilità ai mottesi di avere anche qualcosa in più. Poi noi faremo, spero, ritengo anche tramite il contributo di tutti i mottesi, la nostra parte, ma non soltanto con l'idea, ma anche attraverso i fatti. Abbiamo avuto la possibilità di interloquire anche col Ministro degli Esteri tramite l'assessore Falcone per recuperare veramente un rapporto con gli americani. Spero che Motta abbia fatto la domanda anche per la messa in sicurezza del NEC sotto il castello. Ecco, io ritengo che ci sia un paese veramente
veramente da portare avanti, da cambiare passo e, perché no, mandare fuori la vecchia politica, il vecchio modo di fare politica. C'è un paese fermo da più di 30 anni, quindi per noi non è un problema questa amministrazione o quella precedente, è il modo di fare politica che non ci piace, che vorremmo assolutamente cambiare, sia con un'amministrazione diversa ma anche con un consiglio comunale che possa servire non per, diciamo, tenere la seggiola ma per dare un impulso maggiore alle istituzioni mottese. Questo dovrebbe essere il ruolo dei consiglieri comunali ma anche di una nuova amministrazione.